Ancora in onda per la seconda parte di Terzo Tempo, accanto a me sempre Romina Mosconi, Alessio Altieri e Paolo La Rosa. E cominciamo questa seconda parte parlando di rugby. Lo facciamo con te, Romina, perché sei tu l'esperta. Dopo tanti anni, dopo oltre 60 anni, il CRC è salito nel campionato di Serie B, ma forse non erano ancora pronti perché magari la voglia, il cuore c'è, ma magari ancora sono inesperti. Un campionato davvero ostico quello che stanno disputando i ragazzi di mister Michele Mazzarini, anche perché si trovano a competere con grandi corazzate che fanno parte anche, che hanno che fanno parte prima di tutto anche di squadre che giocano in A1, per cui hanno i ragazzi che giocano in Elite e poi passano in Serie B con loro. Quindi naturalmente è tutto cammino in salita. Quindi anche questa volta, con grande sofferenza, nonostante le new entry che sono arrivate, perché lo ricordiamo, durante le vacanze di Natale sono stati centrati altri tre obiettivi: quello di portare tre uomini new entry appunto dal campionato di Serie B, e quindi il CRC si è rimpolpato, però forse non è bastato. Non è bastato, e domenica è vero che c'è da imprecare contro la sfortuna, è vero che hanno molto polemizzato contro alcune pessime decisioni arbitrali, però è pur vero che è stata un'altra battuta d'arresto per il CRC, e quindi è stata un po' una partita da due volti: un primo tempo da urlo per i civitavecchiesi, che hanno chiuso addirittura in vantaggio per 13-0, quindi con una grandissima prestazione, quindi ormai sembrava la vittoria in punto. Forse un po' questo, un po' di essere quasi sicuri della vittoria, un po' ecco, abbiamo detto alcune decisioni arbitrali, un po' anche davvero la sfortuna, questa palla ovale che non voleva andare al di là della linea di meta, questo ha determinato la sconfitta del CRC. E quindi ecco, l'amarezza in casa appunto da patron Nastasi è davvero tanta, e anche perché appunto sembrava la vittoria in punto. Ora la situazione per i civitavecchiesi diventa sempre più difficile, anche perché sono ultimi in classifica, e quindi la situazione, l'obiettivo salvezza non sarà ormai una cosa facile, bisognerà Si sapeva lottare. questo però. Fin dall'inizio Si Mazzarini, il sapeva. tecnico, l'ha sempre detto che non sarebbe stato Però facile. alla fine ci si sperava, soprattutto per gli investimenti che sono stati fatti, anche perché lo ricordiamo, sono, a parte un settore giovanile del CRC eccezionale, nel senso che il settore giovanile del CRC è enorme, immenso, partendo dai piccoli piccoli under 5, under 6, l'under 9, l'under 11, fino ad arrivare appunto alla prima squadra. E quindi questo aiuta, ha portato in prima squadra tantissimi giovani del settore verde appunto del CRC. Però c'è da dire che oltre a questo ce ne sono stati altri sei acquisti, ma la situazione non è cambiata. Quindi è vero che l'obiettivo era la salvezza, però diventa sempre più difficile questa salvezza. C'è qualcuno che recrimina, però alla fine il presidente si dice comunque ancora fiducioso nel gruppo, quindi questo lascia ben sperare. Sicuramente fin dall'inizio hanno dovuto penare abbastanza, perché sono mancati personaggi importanti come per esempio Capitan Cicoria, o come Gargiullo, che è entrato solo a metà campionato visto che ha avuto delle difficoltà e degli infortuni, così come Di Maio, e quindi è stato tutto un cammino in salita. E ora si spera che con le new entry, con gli infortunati che sono rientrati, il CRC possa andare in alto. Da rilevare però, secondo me, fondamentale per la squadra civitavecchiese, appunto, oltre al settore giovanile, dei giovani che hanno dato quel quid in più alla squadra, che sono appunto Monanni e Enrico Diottasi. Sono due giovani appunto che sono stati scelti anche dalla nazionale under 16, poi hanno fatto parte dell'under 18 e quindi fanno parte dei raduni nazionali. Quindi sono due ragazzi che tra l'altro stanno comunque per spiccare il volo. Quindi a loro i complimenti naturalmente, e anche a tutto il CRC, con in bocca al lupo che possa davvero arrivare alla salvezza quanto prima. Certo, questo 13-0 alla fine del primo tempo e poi un 26-13 che è 26 a successo. 13 nel secondo Ci sono tempo, stati due ripeto, due infortunati. infortunati molto gravi, sono stati costretti ad uscire due pedine fondamentali della squadra, e quindi questo naturalmente ha comportato un grave disagio. E poi dei calci di punizione affidati alla squadra
squadra avversaria che non esistevano, e così insieme a altri errori gravi che sono stati compiuti dall'arbitro, e questo ha comportato veramente, certo, tanti problemi. Un po' a livello di tenuta mentale, io credo questo sia grave, virgolettiamolo, grave con le giuste proporzioni. Un 13-0, farsi riprendere, farsi doppiare addirittura. C'è qualcosa che forse mentalmente non forse va, mentalmente, nella tenuta mentale anche. Sono venuti a mancare, intanto erano scesi in campo con alcune defezioni importanti, in più sono venuti a mancare dei pilastri della squadra, che un bravo giocatore non è solo quello che magari fa punti. Nel rugby nel bravo non esiste l'individualità, esiste il gruppo, però esiste colui che riesce a reggere il gruppo, e naturalmente uscendo i due che fanno gruppo, che forse fanno da registi, anche a livello di leadership, certo, anche a livello proprio di regia del gioco, quindi è mancato un po' la regia. Poi lo ripetiamo, il rugby si basa molto sulla mischia. Lo scorso anno il CRC ha vinto grazie alle mischie. Quest'anno, venendo a mancare alcuni pilastri della mischia, la mischia non regge più. Per cui se non si arriva a poi mandare le palle, la palla ovale, verso chi la deve portare oltre la linea, la situazione un po' comincia a pesare, nonostante ci siano poi degli scoreman importanti. Paolo, tu hai mai pensato di... saresti un ottimo uomo di mischia? Me lo dico. La tua prestanza fisica potrebbe aiutare il CRC, non c'è mai fatto... che sono un po' pesantito, sì. Non ci hai fatto un pensiero. Me l'hanno detto, quando facevo piscina, mai vorresti eventualmente partecipare a qualche... Però io ormai sono un ero. A sua volta un affezionato alla pallanuoto, perciò non ho mai fatto questa trasposizione, però c'è stata qualche scherzosa chiaramente proposta. La fisicità un po' si collega. Sì, sono entrambi due sport di contatto, tra virgolette c'è una forte presenza, è molto importante la presenza fisica, perciò sì, da questo punto di vista sicuramente. Però adesso va evidenziata una cosa: io quando sono andata le prime volte a vedere le partite di rugby ero un po' spaventata, perché mi immaginavo il rugby veramente uno sport violento, dove ci fosse veramente portata all'inverosimile. Invece questo non è vero, perché il rugby è uno degli sport più signorili, tra virgolette, sì, nel senso che c'è è considerato rispetto. Uno sport nobile, perché il rispetto è fondamentale. Basti pensare il terzo tempo, nel momento in cui l'arbitro decreta la fine della partita, le due squadre si danno la mano e si mangia e si beve insieme. Altrimenti scoppierebbe anche una guerra, vista la mole. Anche domenica, alla fine della partita, non ci sono state lotte o non ci sono state recriminazioni. Finita la partita, le recriminazioni spariscono. E anche in campo, se voi vedete, a parte che oggi stiamo un po' all'esasperazione, nel senso che ci sono calciatori che neanche si toccano e cadono. Certo. Invece magari i rugbisti sono, tra virgolette, più resistenti a questo. Fa però perno proprio sul contatto. Io ho visto anche da insegnante, mi accorgo che i ragazzi che sono guidati, che fanno parte del rugby, poi crescono con una grande disciplina, perché sono proprio, devono imparare fin da piccoli la disciplina, una correttezza, e la fisicità poi è un po' tutta così, perché poi in quella fisicità che noi vediamo, negli scontri che si vedono, c'è comunque una tecnica, c'è comunque un modo di agire. Ci sono anche delle regole, non so, delle regole. Per esempio il placcaggio alto non può essere fatto sopra l'altezza delle spalle, ovviamente. Ecco. E c'è rischio l'espulsione, quindi ci sono delle norme, delle regole all'interno del rugby che comunque limitano il contatto fisico, no, certo, ovviamente. Certo. È chiaro poi che è uno sport che si basa, che fa perno proprio come abbiamo detto prima, sul contatto fisico, e quindi anche la sua spettacolarità a volte è basata proprio su quello, sul contatto fisico. In mischia specialmente, tu parlavi di mischia, la mischia è importante nel rugby perché tante azioni partono da mischia, tanti calci punizione possono venire dalla certo. mischia, che ricordiamo, se magari fai cadere la mischia, abbassi il giocatore che sta di fronte a te, magari per una serie tot di anche volte il stesso drop, per il calcio di punizione. Per il calcio di punizione, se lo batti male, oppure se magari lo batti in anticipo rispetto al fischio dell'arbitro, ci sono tantissime regole nel rugby, e questo appunto è una cosa fondamentale. Poi basti pensare che in altri sport si è cercato di portare il terzo tempo, non ci si è riusciti, perché il rugby nasce proprio come uno sport di assoluto rispetto. Certo, quindi questo se ne è questo parlato, è, tante, di questo va se veramente parlato, evidenziato. Tra l'altro il fatto di tante regole è una anche delle motivazioni per cui il rugby è, diciamo, un sport secondario in certo. Italia, perché proprio come il basket sono veramente, diciamo, degli sport difficili, diciamo così, vengono quantomeno visti così, perché
Uno che non conosce il calcio vede una partita di calcio e la capisce e la può seguire, uno che vede una partita di basket o di rugby non sa il regolamento, non la capisce, insomma, ma di pallanuoto anche, non, sono quegli sport insomma, che bisogna un minimo conoscere, poi non è insomma, che ci voglia una scienza, però no, ci vuole... Ci sono anche tante regole, come hai detto, anche nella pallanuoto, sì. A me è capitato sì, il sì. mio primo approccio alla pallanuoto... Non capivo, guardavo l'arbitro, fischiava, c'era la palla. Per l'uomo che esce all'improvviso non capisce, sì sì, sono delle regole che effettivamente uno deve sapere. Perché anche perché poi anche nella pallanuoto, tante volte, ecco, facendo un discorso generale, sì. E il discorso del fallo, non fallo, veramente è per un'inezia, sì, non si capisce a volte quasi il contatto, il limite, qual è la linea che demarca il fallo dal non fallo. E poi con l'acqua mossa, no? Anche un arbitro vedere quello che succede poi sotto. Sì, non è sicuramente uno sport semplice. Il calcio, tra virgolette, nell'entertainment in generale è più a retaggio nazionale, se vogliamo, è più fruibile un po' più da tutti. Pallanuoto, rugby, io dico anche, aggiungo anche la scherma, così facciamo. Sì. Anche la scherma può risultare a volte noiosa, virgolette, perché sono dei gesti tattici, tecnici molto difficili da percepire, li può soltanto cogliere chi è addentrato, chi è esperto e critico. La pallanuoto non è uno sport semplice, spesso ci sono delle situazioni poco comprensibili, situazioni particolari in acqua, con centroboa, falli vari, soltanto forse chi è abbastanza addentrato può comprendere. Comunque è lo sport più bello. Poi chissà, magari faremo anche una trasmissione di approfondimento su tutti gli sport, magari con queste regole sarebbe un'idea. Poi basta conoscere gli sport, perché poi alla fine sì, una come il rugby io non avrei mai pensato di appassionarmi a uno sport così, invece più si conosce uno sport e più si apprezza, e questo forse è la cosa fondamentale, che questi sport di nicchia dovrebbero avere un po' più di visibilità, proprio perché conoscendoli uno si possa appassionare e possa rendersi conto che veramente sono sport che appassionano e che danno qualcosa di importante, come il canottaggio, come sì, appunto il windsurf. Siamo una città balneare, una città sul mare, sarebbe bello che oltre alla pallanuoto continuassimo veramente a battere su sport come il windsurf, il surf, il canottaggio, ripeto. Un plauso alla città di Civitavecchia, anche ai cittadini e a tutti coloro che sono qui, perché non è facile trovare comunque una città dove ci sono un milione di sport. A Civitavecchia c'è qualsiasi cosa, sì. Questo è importante, non è assolutamente facile. Ci sono tante realtà sportive differenti che permettono anche a noi di stare qui a fare il nostro lavoro, fortunatamente. Però questo è importante. Poi per concludere con il rugby è molto affascinante secondo me, perché è uno dei pochi sport che tu per andare avanti devi andare indietro, cioè la palla la devi passare sempre indietro, e questa è comunque è contraddittorio, ma è veramente, poi se segui il rugby ti appassioni anche, sono piccolezze, però... Non c'è individualità, non c'è la regina o comunque la prima donna del gruppo, nel rugby è la squadra che conta, questo è fondamentale. Specialmente per quelle situazioni di mischia, sì, che dicevamo prima, di cui ormai il CRC, sulle quali il CRC sta lavorando. E chiudiamo con il rugby e passiamo sempre a uno sport di contatto, forse contatto anche maggiore, che è il pugilato. E, ieri, chiaramente, prima di essere giornalista sportivo, sono anche un appassionato di pugilato e di sport, quindi mi sono andato a vedere la preparazione che stanno facendo Emiliano Marsili per il mondiale che si disputerà il 20 gennaio prossimo a Liverpool, e Gianluca Branco impegnato il 23 invece di marzo a Brescia per il titolo europeo. E andiamo a sentire l'intervista a Gianluca Branco e poi torniamo in studio per commentarla. Siamo con Gianluca Branco qui in palestra, si è appena allenato. Allora Gianluca, a marzo questo incontro europeo con Bundu, come ti stai preparando? Ma mi preparo sempre al meglio, come sempre. Questa è una chance che non posso perdere, perché diciamo a 41 anni non è che posso ritentare, quindi ecco, mi gioco questa carta per coronare il mio sogno, che sarebbe il campionato del mondo. Però ecco, prima dobbiamo superare questo ostacolo, che per me non è un match difficile, cioè non è un match impossibile, quindi con la giusta testa e una buona preparazione penso di riuscire a portare a casa questo titolo. Conosci il tuo avversario, già l'hai visto combattere dal vivo o comunque in video?
Sì, conosco, in video l'ho visto, è un pugile molto veloce lui, è più piccolino di me di statura, boxa bene, quindi è un atleta che ha fatto tantissima nazionale, quindi esperienza ce l'ha, a livello dilettantista ce n'ha tantissima. Da professionista c'ha la metà dei incontri dei miei, però è tanto che insomma fa la boxe, quindi chi sta meglio quella sera, quel momento, quella sera vince, ecco. Lui non picchia forte e questo è un vantaggio per me, insomma, io faccio male con tutte e due le mani, lui non picchia forte. Sei stato lontano dal ring circa un anno, poi sei tornato qualche mese fa sul ring. Quali sono state le prime impressioni? Ma sai, quando fai la boxe da tanto tempo, non è che senti questa. Sì, senti l'emozione c'è sempre, però diciamo che l'impatto col ring dopo il primo round poi è venuto tutto da solo, ecco. Ho fatto un incontro facile, un avversario adatto per il mio rientro. Ho voluto fare 5 round, poi al quinto ho forzato i tempi e è finito il match. Comunque va bene così, per me è andata bene così perché volevo stare sul ring, ecco. Anche se l'avversario non era chissà che, però mi serviva stare sul ring, mi serviva risalire, sentire quell'adrenalina, no? Del match. C'è stata, ma la testa ha risposto bene, atleticamente ci sono, quindi. Bundo dice che sono un po' vecchietto, vedremo. Io penso che si dovrà allenare molto bene per battermi. Qualora dovesse andare bene questo incontro, ovviamente io te lo auguro, poi ci sarebbe la possibilità di un mondiale, mi dicevi anche prima fuori onda. Ma il mio manager Salvatore Cherchi, in cui ha creduto in questa sfida, in questa avventura, diciamo. Mi ha promesso che, non ci se, che se mai, cioè, se va tutto bene il match, non ci stanno difese, quindi ci sarà un mondiale in America. So che dovrò disputarlo in America perché le strade facili a me non ci sono mai state, quindi neanche questa volta ci saranno. E sarò pronto ad andare in America, farò la valigia di nuovo e andrò in America. Volevo fare un ringraziamento a tutti quei miei amici e tifosi che verranno a Brescia. Ci saranno due pullman che insieme a Massimiliano Bezzo che sta organizzando lui si occupa di queste cose. Niente, saremo in trasferta perché lui penso che si porterà parecchia gente da Firenze, lo seguono in tanti, quindi noi non facciamo vedere che siamo da di meno, quindi il pullman è gratuito, venite a segnarvi qua nella palestra Body Box e andiamo tutti a prendere questo titolo. E questo era Gianluca Branco che il 23 combatterà a Brescia contro Bundu per il titolo europeo. Un titolo europeo che potrebbe servire al pugile di Civitavecchia come trampolino di lancio per il mondiale, il mondiale che probabilmente, qualora dovesse andare bene, chiaramente il titolo europeo si disputerà in America. Quindi, come diceva anche nell'intervista Branco, mai cose facili per lui. Branco è già stato in America, ricordiamo, ha combattuto contro grandi pugili e sarebbe destinato a tornarci. Certo, sarebbe una bella soddisfazione ovviamente. Sia per lui che per tutti gli amanti di pugilato locali. Branco si sta preparando bene e ricordiamo che circa 2 mesi fa è tornato sul ring dopo un anno di assenza dal quadrato. Era un incontro che serviva, diciamo, un po' fake, tanti hanno detto. Sì, forse se vogliamo lo era perché non era un. Riavvicinarsi insomma Per un po'. riavvicinarsi ovviamente ai ritmi match, era un incontro con un ragazzo non molto quotato, però è servito per fare fiato, per tornare sul ring. Si è prestato da sacco. Sì, diciamo un sacco in movimento. Certo, Però anche era. Gianluca nell'intervista ha detto che comunque è stato utile a lui proprio per ritrovare questo approccio al combattimento. Adesso con Bundu, un ottimo pugile che ha battuto un altro pugile italiano proprio qualche mese fa. E quindi sembra.
Se non si guarda il passato di Gianluca Branco, sembra il favorito, però dalle parole di Gianluca Branco proviene tutta un'altra atmosfera. Gianluca ha detto, lui dice, mi ha detto che sono un vecchietto, lo vedremo sul ring. Io insomma non direi a Branco se è un vecchietto, non correrei Ma questo rischio, nemmeno io. però Bundu probabilmente è più coraggioso di me. Ma poi ne approfondirei eventuali giudizi sul match e dal punto di vista scaramantico chiaramente per Gianluca e poi per le conseguenze fisiche alle quali potremmo incorrere. Anche perché se non sbaglio tu ti alleni Sì, ma anche in quella palestra, quindi sì, eviti. da Silvio e Gianluca, tra l'altro si stanno allenando molto, molto intensamente, sono due pugili, sono due professionisti e forse io tornerei anche dal punto di vista della bellezza dei vari sport, anche sul pugilato, io dico in generale, colgo l'occasione di fare una piccola parentesi, sul movimento del pugilato nazionale non c'è tutta questa forse attenzione che c'è per esempio nei confronti del calcio. Eppure noi per esempio qui a Cetac abbiamo uno dei probabilmente 7-8 pugili più forti del mondo, Silvio Silvio Branco, Branco. Gianluca Branco. E non vedo, questa è una critica oggettiva, non vuole essere faziosa o polemica, non vedo però tutta questa attenzione da parte e Forse perché un po' dei spaventa come sport, no? no. Magari non, oggi, come oggi, forse si stanno più guardando sport come che ne so, anche le arti marziali, magari, però la boxe è un po' passata, tra virgolette, perché. Sì, Rimane uno sport di nicchia, anche se in questo momento c'è molto l'MMA. Che è uno che sta sport andando molto bene. dove sarebbe un'arte marziale completa, dove valgono le prese a terra, vale un po' tutto, La gabbia sarebbe all'interno della gabbia. dell'ottagono, quindi questo è uno sport che sta andando molto. In America dicono che è il quarto dopo hockey, basket e Sì, football sono i nuovi americano. sport che Sì. Sta comunque. salendo tanto. Quindi vogliamo questo aspetto un po', diciamo, violento, che poi il pugilato è tutto fuorché violento, perché comunque è chiamata Noble Art apposta, perché comunque. Però magari capisco la tua osservazione, anche femminile, che può essere vista Certo. come uno sport prettamente maschile o comunque di nicchia, però il richiamo è grande, non qui in Italia. In America ovviamente il pugilato, guardiamo, non so, viene a fare un nome su tutti, Mike Tyson, che poi è stato Chiaramente. quello ultimamente che ha mosso capitali economici Certo. spaventosi a livello anche di pubblicità. Forse adesso ne parlavo l'altra volta con Emiliano Marsili, e forse qui in Italia, scusate, non c'è quel personaggio. Forse i pugili, anche i nostri pugili, non so, vedo Marsili, per esempio, un ragazzo molto semplice che non sta sulle copertine, a parte le nostre, fa una Certo. vita, lavora, una vita divisa tra professionismo, ecco, lo vediamo nell'inquadratura Emiliano Marsili, una vita divisa tra professionismo Certo. e lavoro. Non c'è la figura del Non c'è quella pugile figura, maledetto, tra virgolette, un po' genio esatto, sregolatezza, dello come showman, come Sì. può essere, non so, il principe, un altro grande pugile, un peso leggero, se non ricordo male, che ultimamente ha fatto la storia del pugilato. Quindi in America questo discorso, giustamente, che fai tu, sarebbe da rivalutare, dare Sì, importanza e rivalutare il pugilato io qui. vedo, senza lo ribadisco fare polemica, vedo molto interesse sempre nei soli sport. Il calcio è uno sport bellissimo, però io vedo che in Italia, ma anche, beh, forse anche probabilmente in Inghilterra, però in Inghilterra c'è anche altro. Cioè praticamente qui in Italia abbiamo il 90% delle televisioni che quotidianamente bombardano il telespettatore sul calcio. C'è da Studio Sport piuttosto che le rubriche più famose, si cominciano chiaramente sempre col calcio. Ci sono forse interessi diversi, questo però secondo me compromette e destabilizza anche le altre professionalità che sono Sì, innegabili. cioè, secondo me questo è un po' un circolo vizioso, nel senso che è vero, certi sport non hanno magari la giusta visibilità, però non hanno la giusta visibilità perché interessano poco. E questo è anche il fatto, nel senso che una Sky premia il calcio piuttosto che appunto un pugilato perché appunto gli italiani sono più interessati al calcio. Poi certo che gli italiani siano più interessati al calcio perché sono bombardati dal calcio, questa è una storia vera, però fino a un Però certo punto, cioè, perché per anche esempio. mezzi di comunicazione di massa che fanno l'agenda del pubblico e il pubblico, l'interesse, che Esatto, però è un po' un diciamo discorso anche. Secondo me per gli controverso. sponsor è Noi guardiamo. una scrematura un po', diciamo così, naturale, nel senso che, come parlavamo con Petito poche puntate fa, diciamo del ciclismo. Il ciclismo è visto come appunto anch'esso uno sport di nicchia o comunque secondario, anche se in Italia, diciamo, a inizio dello scorso secolo era forse lo sport principale, no? Perché abbiamo detto la Gazzetta appunto era in centro.
Poi però il calcio ha preso piede così un po' da solo, insomma, con la passione, appunto, di questa scrematura da sola, scrematura naturale proprio per questo, perché diciamo, lo sport più forte vince. Ma dipende anche da noi giornalisti, perché io mi sono accorta che anche nelle nostre pagine, nel nostro piccolo, di sport che magari nessuno parlava, nel momento in cui abbiamo cominciato a parlarne, perché ci siamo accorti che comunque le grandi cose le fanno, ecco, una Lega Navale, che nel corso di questi 70 anni ha fatto di tutto e di più, una OS Gin, che ha campioni regionali, il canottaggio, sia il Circolo Azzurra, sia il Circolo Canottieri Civitavecchia. Io mi sono accorta che più noi parliamo, più la gente si appassiona, più la gente comincia a seguirlo. Se noi diamo, io all'inizio, quando Alessio, che come caporedattore ci aveva detto che al calcio si dava meno spazio e si cominciava a dare più spazio agli altri, mi sembrava una cosa fuori dal normale. Certo. Oggi mi rendo conto che grazie a questa sua nuova linea noi stiamo incominciando a far conoscere a tutti quali sono anche le varie realtà, quindi dipende molto da noi. È una scelta, infatti, avete anticipato quello che avevi detto poc'anzi, cioè è anche se noi parte, non voglio fare un discorso demagogico, però parte della responsabilità è a chi fa informazione, cioè educare lo spettatore a un tipo di gestione dell'intrattenimento equilibrata. Cioè chiaramente il calcio è uno sport molto semplice, bla bla bla, però nel contempo calcio, pallanuoto piuttosto che basket, pallavolo insieme e nello stesso contenitore. Io questo teoricamente, dalla mia modesta opinione, lo farei, lo proporrei tutti i giorni, e secondo me ha detto molto bene Romina, la conoscenza poi è il primo step, conoscenza e poi attrazione poi verso, sì, che quello della selezione naturale che dicevo, appunto, è una, se vogliamo, una giustificazione secondo me anche logica per i giornali e per esempio per le televisioni, però lo è meno invece per chi, per magari per le istituzioni che dovrebbero sovvenzionare gli sport, nel senso che un lettore si appassioni più o meno al calcio è del tutto legittimo, certo. Ma che per esempio il comune dia più soldi al calcio solo perché è più seguito, questo non è legittimo. Assolutamente, certo. Un'istituzione deve, appunto, io faccio l'esempio adesso, appunto, non voglio fare neanche io il polemico, però che il Civitavecchia prenda magari più fondi di uno sport come il windsurf non sta né in cielo né in terra, perché il windsurf che segue appunto Romina da vicino. È vero. Io per me l'ho trovato quest'estate a vedere la conferenza di Stella, che si lamentava anche un po' per questo, perché loro hanno campioni mondiali, il Civitavecchia, con tutto il rispetto, che è una squadra molto seguita, però sta in D e va anche piuttosto male. Quindi, insomma, è vero. I lettori, la gente può scegliere le istituzioni che dovrebbero sovvenzionare, secondo me no. Certo, questo concordo pienamente. Poi vedevamo, per chiudere con Marsilio, vedevamo mentre si allenava proprio ieri, faceva con lo sparring di Silvio, quello è Pasquale Di Silvio, pugile che Marsilio ha battuto per la difesa del titolo italiano, Di Silvio che è stato forse il più nobile pugile che Marsilio ha incontrato, romano di Roma, Di Silvio, grande boxer anche lui, sicuramente adesso che Marsilio ha lasciato l'italiano per disputare il mondiale, credo, appunto, proverà anche lui la scalata al titolo italiano, perché è un pugile veramente di valore. E per chiudere il discorso su Marsilio, dicevamo anche dei mezzi di comunicazione lo coprono, lo coprono l'importanza anche nazionali. Io vedevo, perché probabilmente andrò a Liverpool a vedere l'incontro, che Sky Sport a Liverpool c'è, Sky Sport inglese c'è, certo. Sky Sport inglese copre questo mondiale, un titolo mondiale di Nigeria, IBO, una sigla importante, certo. E in Italia ringraziamo Dio che c'è Sport Italia. Sport Italia darà in diretta, e questa era la notizia che volevo dare, l'incontro di Emiliano Marsilio il 20 di gennaio. Per l'orario ancora non si sa, ma probabilmente sarà intorno alle 9, alle 10 di sera, col fuso orario, un'ora di differenza. Però Sport Italia è l'unica che si è presa l'onere qui in Italia, e l'onore anche, di coprire questo incontro. Sky Sport, per esempio, non l'ha fatto. Quindi questo è un applauso personale a Sport Italia. E poi per chiudere veramente col pugilato, e poi è tutto, un doveroso ricordo l'incontro di Silvio Branco che Fragomeni. Contro Fragomeni per il mondiale dei massimi leggeri, sigla WBC, che andrà in scena probabilmente a marzo. Un incontro che è stato rimandato tante volte, continua a essere rimandato per problemi di sponsor, ma il manager Kerchi e tutto l'entourage Branco stanno lavorando, e noi auguriamo a Silvio due filosofie. Pugilisti contrapposte, molto tecnico Silvio, un po' picchiatore, entrante Fragomeni, un bellissimo match sicuramente. E noi speriamo di vederlo il più presto possibile, anche per la gioia di Silvio Branco, che si sta allenando duramente. E prima di chiudere, adesso chiudiamo ovviamente con il pugilato, e prima di chiudere i battenti con questa puntata di Terzo Tempo, ci andiamo a sentire un nostro appuntamento che sta diventando fisso, quello del mito dello sport locale, del personaggio dello sport locale, e questa settimana per noi c'è Visciola.
Giordano Visciola nasce a Civitavecchia il 28 maggio del 1991. Dati gli ultimi avvenimenti, può essere considerato a pieno titolo in questa rubrica accanto ai pallanuotisti civitavecchiesi che hanno indossato la calotta della nazionale. Noi vi raccontiamo la sua storia. Giordano Visciola inizia a giocare a pallanuoto all'età di 14 anni e subito ha modo di distinguersi a livelli nazionali. Infatti, entra subito a far parte del Progetto Giovani, un programma fondato dalla Federazione con lo scopo di visionare i migliori giovani della penisola. Così Visciola ha modo di partecipare ai collegiali di Lignano e dell'Acqua Cetosa, sotto la guida di illustri personaggi della pallanuoto come Alessandro Bovo, Nino Cacace, Nando Pesci e Amedeo Pompiglio. Un anno dopo, con i ragazzi della SNC Civitavecchia, Giordano raggiunge il quarto posto alle finali nazionali dei campionati giovanili categoria ragazzi, risultato che gli apre anche le porte della nazionale ragazzi. Il 24 novembre del 2008, sotto la guida di Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini, il campione locale esordisce in Serie A2 con la callottina civitavecchiese, giocando un ottimo match contro il Tuscolano e parando anche un rigore. L'anno successivo, nel 2009, Visciola calca le acque della Serie A1 contro la SS Lazio Pallanuoto, giocando anche in Coppa Italia. Lo stesso anno, contro il Savona, para il suo primo rigore in Serie A1. Sempre nel 2009 la carriera di Visciola inizia a tingersi d'azzurro. Infatti, insieme ad altri giovani atleti, viene convocato dal CT Alessandro Campagna, che vuole sondare il livello tecnico delle nazionali giovanili. Nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011 difende la porta della Tirrenia in Serie B. Il primo anno la squadra lotta chiaramente per la salvezza, ottenendola, mentre il secondo anno si piazza tra le prime quattro della classifica. Quest'anno il nostro è tornato a giocare con la SMC nel ruolo di vice aesthetic, vera icona della pallanuoto mondiale. A pochi giorni fa risale infine l'evento che ha cambiato per sempre la vita di Visciola, ovvero l'esordio in nazionale maggiore. È stata la gioia più grande della mia vita, ricorda il portierone locale. Entrare in acqua a Civitavecchia, la mia città natale, come primo portiere della nazionale maggiore italiana, campione del mondo, è stata veramente un'emozione unica. Il match giocato contro la Russia è stato poi vinto dall'Italia per 16-5, motivo di ulteriore felicità e orgoglio. Il bello però per Giordano deve ancora venire, ma se il buongiorno si vede dal mattino, avrà sicuramente un fantastico futuro nella pallanuoto italiana. E questo era Giordano Visciola, al quale facciamo il nostro migliore augurio di fare una bellissima carriera in SNC, magari chissà potenziale ce l'ha. Dove, non gli auguriamo ovviamente di farla nella SNC. Chiaro. Questo era tutto per la puntata di oggi, l'appuntamento è per martedì prossimo, sempre con Terzo Tempo, sempre con la redazione sportiva della provincia. Buonasera. Buonasera a tutti. In vantaggio, un grandissimo gol di Di Dionisio, sblocca la partita qui al Fattori. Aggancia Alessio Buffardi, pallone in rete. Sinistro di Marsigli, ancora a due mani, il pugile di Civitavecchia. Alzata per Stefanini, attacco sulle mani alte del muro e punto. Ancora la transizione offensiva di Fraia, scarica dentro per la Bolognese, il tiro e il canestro. Conquista palla del CRC, corriamo verso la meta, l'obiettivo è possibile.